Mi chiamo Giulio Cesare, uno dei nomi più influenti e rispettati della storia di Roma. Mentre scrivo queste parole, rifletto sulla mia spedizione in Gallia, un viaggio che ha cambiato per sempre il corso della nostra storia, un viaggio che ha definito me stesso, la mia vita e la mia carriera. La Gallia, una terra robusta e vasta, estesa a nord dei nostri confini, è stata un enigma per noi romani per secoli. È stata popolata da varie tribù, ciascuna con la propria cultura, la propria lingua e i propri costumi. Le tribù principali erano i Belgae nel nord, i Celti nel centro e gli Aquitani a sud-ovest. Ma per quanto fossero differenti tra loro, tutte queste tribù condividevano un forte senso di indipendenza e un ostinato rifiuto dell'egemonia romana. Nel 58 avanti Cristo mi venne data l'opportunità di risolvere l'enigma della Gallia. Sapevo che era un compito formidabile, un compito che avrebbe richiesto una combinazione di strategia militare, diplomazia e una comprensione profonda del paesaggio politico e sociale della Gallia. Ma sapevo anche che era un compito che non avrei potuto rifiutare. Le mie campagne in Gallia furono un periodo di costante sfida e apprendimento. Ho vinto molte battaglie, ma ne ho anche perse alcune. Ciascuna di queste sconfitte è stata una lezione preziosa, un segno di ciò che dovevo migliorare per vincere la guerra. La mia strategia si è evoluta di conseguenza, basandosi sulle mie osservazioni del terreno, delle tattiche nemiche e del comportamento delle tribù galliche. Ho capito presto che per vincere la guerra dovevo conquistare le menti e i cuori delle tribù galliche. Dovevo dimostrare loro che l'impero romano era un alleato potente e affidabile, non un nemico. Questo non era un compito facile. Molte tribù erano restie ad accettare la nostra presenza, temendo di perdere la loro indipendenza. Ho dovuto lavorare duramente per guadagnare la loro fiducia e convincerle a unirsi alla nostra causa, ma non tutte le tribù erano disposte a negoziare. La rivolta della Gallia, guidata da Vercingetorige, il capo della tribù degli Arverni, fu una delle sfide più grandi che ho dovuto affrontare. Vercingetorige era un guerriero formidabile e un leader carismatico, amato dal suo popolo e rispettato dai suoi nemici. Sapevo che sconfiggerlo non sarebbe stato facile. La rivolta gallica non fu solo un'impresa militare, ma anche una sfida ideologica. Non dimenticherò mai il modo in cui Vercingetorige riuscì a unire diverse tribù, ciascuna con le sue proprie rivalità e interessi, sotto un'unica bandiera. Era un nemico degno e rispettabile e le sue tattiche erano tanto astute quanto le mie. La battaglia di Gergovia fu una delle prime scaramucce significative della rivolta. Sapevo che sarebbe stata dura. Gergovia era una fortezza naturale, situata su un alto altopiano e circondata da terreni accidentati. Lanciammo un attacco frontale, ma le forze di Vercingetorige si dimostrarono tenaci e abilmente posizionate. Subimmo pesanti perdite e per la prima volta fummo costretti a ritirarci. Fu una sconfitta amara, ma una lezione preziosa. Imparai che avrei dovuto fare di più per conoscere il nemico e il terreno su cui stavamo combattendo. La rivolta di Vercingetorige culminò nell'assedio di Alesia, una delle battaglie più memorabili della mia carriera. Alesia era una città fortificata sulla cima di una collina, situata in cima a un colle circondato da due fiumi e circondata da fortificazioni difensive. Sapevo che un attacco frontale avrebbe portato a pesanti perdite, quindi ho deciso di utilizzare una strategia differente. Optai per un assedio, con l'obiettivo di far arrendere la città per fame. Il piano era semplice, ma l'esecuzione fu tutt'altro che semplice. Ordinai la costruzione di due serie di fortificazioni attorno alla città. La prima, rivolta verso la città, era destinata a impedire qualsiasi tentativo di fuga. La seconda, rivolta verso l'esterno, era progettata per proteggere il nostro accampamento dagli attacchi di possibili rinforzi gallici. Richiedeva una grande quantità di lavoro e di risorse, ma sapevo che avrebbe pagato nel lungo termine. Queste fortificazioni, note come linee di contravallazione e circonvallazione, erano lunghe oltre 30 chilometri e comprendevano torri di guardia, fossati, trappole e palizzate. Il lavoro fu estenuante e richiese quasi un mese per essere completato. Ma alla fine riuscimmo a intrappolare gli abitanti di Alesia all'interno delle nostre mura. In risposta, Vercingetorige inviò messaggeri alle tribù vicine, chiedendo rinforzi. Dopo qualche settimana un grande esercito gallico arrivò per liberare la città. Ma anche loro furono intrappolati tra le nostre fortificazioni. I Galli hanno risposto con ferocia, lanciando frequenti attacchi contro le nostre fortificazioni. Ma ogni attacco è stato respinto.
e con il passare del tempo, i Galli hanno iniziato a perdere forza e morale. La battaglia che seguì fu feroce. I Galli attaccarono le nostre mura ripetutamente, ma i nostri difensori resistettero. Nel frattempo, gli abitanti di Alesia stavano iniziando a soffrire la fame. Nonostante la loro disperazione, continuavano a resistere, dimostrando un coraggio e una determinazione che non potevo che ammirare. Alla fine Vercingetorige si arrese, riconoscendo che non poteva sconfiggere l'imponente macchina da guerra romana. Era esausto e affamato, e sapeva che la sua causa era perduta. Ma anche in quella sconfitta c'era una sorta di dignità. Mi consegnò la sua spada, un gesto che segnava la fine della rivolta e l'inizio di una nuova era per la Gallia. Quando Vercingetorige si arrese a me, un'onda di sollievo e trionfo attraversò le mie legioni. Era la fine di un assedio lungo e sfibrante, e la conferma che la nostra strategia era stata giusta. Ma anche in quel momento di trionfo ho guardato Vercingetorige e ho provato un senso di rispetto per lui. Aveva lottato con coraggio e determinazione, e se non fosse stato per la superiorità tattica delle nostre forze, avrebbe potuto sconfiggerci. La caduta di Alesia segnò la fine della rivolta gallica e la conclusione della mia campagna in Gallia. Ma non era la fine della mia storia con la Gallia. Nei decenni successivi, ho lavorato per integrare le tribù galliche nell'impero romano, rispettando le loro tradizioni e culture, e incoraggiando il commercio e lo scambio culturale. Sapevo che la nostra presenza avrebbe cambiato la Gallia per sempre, ma ho fatto del mio meglio per garantire che questi cambiamenti fossero positivi. Guardando indietro, sono fiero di quello che ho raggiunto in Gallia. Non solo ho esteso i confini dell'impero romano, ma ho anche gettato le basi per un futuro di pace e cooperazione. La mia campagna in Gallia è stata una lezione di strategia militare, diplomazia e leadership, ma è stata anche una lezione di umanità. Ho visto l'orrore della guerra, ma ho anche visto il coraggio e la determinazione di uomini e donne pronti a lottare per ciò in cui credono. Ho visto l'ostilità e la diffidenza tra popoli diversi, ma ho anche visto l'opportunità di costruire ponti di comprensione e rispetto. Ho visto l'ambizione e il desiderio di potere, ma ho anche visto la capacità di sacrificio e di servizio per il bene comune. Nonostante le difficoltà e le sfide, nonostante le perdite e i sacrifici, non rimpiango il mio viaggio in Gallia. È stato un viaggio che mi ha definito come leader e come uomo. È stato un viaggio che mi ha insegnato il valore della strategia, della perseveranza e del coraggio, ma soprattutto è stato un viaggio che mi ha mostrato il vero significato del potere, non l'abilità di sottomettere gli altri, ma l'abilità di guidarli verso un futuro migliore. Ora, mentre mi preparo per le prossime sfide che la vita mi riserva, guardo indietro alla mia campagna in Gallia con gratitudine e rispetto. Gratitudine per le lezioni apprese, rispetto per gli avversari sconfitti, e con la speranza che le lezioni che ho appreso in Gallia possano servire da guida per le future generazioni di leader. Sono Giulio Cesare, condottiero, generale e imperatore di Roma. Grazie per avermi ascoltato. Spero mi lascerai un commento per farmi sapere se vuoi che ti racconti altre battaglie.